ad Arrese 470 uomini, 10 secondi alla partenza. Ecco la partenza, c'è un OCS e sono proprio i croati che sono leader della classifica, quindi strada aperta per il calabrese argentini, calabrese della Fuente. Prima bolina della medal dei 470 uomini, in testa agli svedesi. Poi abbiamo gli inglesi, i greci, poi abbiamo i neozelandesi, in quinta posizione che è la presa della Fuente, secondo in classifica in questo momento, poi abbiamo Matthew Welker e poi vediamo in ottava posizione i croati Antela Marinic, che sono in sesta della classifica. Calabrese riuscirà a mettere tre barche tra sé e i croati, sarà lui a vincere il trofeo sofinto. Un po' di poppa, ancora primi gli svedesi, secondo gli inglesi, terzi calabrese della Fuente, anzi secondo in questo momento. Ottima manovra per loro e quindi vediamo i croati. Antela Marinic che girano per tutti in posizione, quindi in questo momento calabrese sarebbe riuscito a superare. Sarà una questione di pochissimi metri, va a vincere lo svedese. Secondi, vedete, sono i neozelandesi, terzi gli inglesi e poi vediamo qua al quarto posto i greci, al quinto Matthew Welker, poi abbiamo calabrese e subito dai croati, quindi sono i croati che riescono a difendere il vantaggio recuperando e vanno a vincere il trofeo Princesa Sofia World Cup. Medal race dei Finn, partenza, OCS Danny Scarpa che Stogna 2 al centro sicuramente, partito bene sopravvento a tutti Vassilis Bogar. Scarpa continua, quindi sarà probabilmente squalificato. Qui in primo piano Tapio Nirko, Finlandia, prima bolina dei Finn, medal race. Scarpak, terzo Polonia, quarto Ivan Gaspic, poi at the right Vasilis Bogar, Jonathan Lovert, Tapio Nirko, Jai Scott, l'inglese che è leader della classifica, e ultimo Thomas Le Breton. Andrew Mills primo alla poppa, secondo il polacco Piotr Kula, terzo alla bolla dritta del gate Ivan Gaspic del team Fantastica, quarto l'estone Dennis Parkap, anche se dovrebbe essere probabile OCS, poi abbiamo Ed Wright, Vasilis Bogar, alla bolla di sinistra Tapio Nirko e Jonathan Lobert, il bronzo di Weymouth. Seconda bolina, primo l'inglese Andrew Mills, secondo Ivan Gaspic, ma è OCS, così come anche Danny Scarpa, l'estone, quindi secondo nella medal che gira in questo momento è Piotr Kula, polacco, terzo è Ed Wright, inglese, poi abbiamo quarto Vasilis Bogar, di Academy di Valencia, poi Thomas Le Breton, Tapio Nirko,
e in penultima posizione Giles Scott, che deve rimontare. In questo momento riuscirebbe a mantenere la vittoria del Sofia, però non può perdere un'altra barca, sennò sarebbe Francia 29 Thomas Le Breton a vincere. La medal race di Finn è stata vinta dall'inglese Andrew Mills, secondo è il croato Gaspic, però che è squalificato per OCS, quindi il secondo sarà è il polacco Piotr Kula, terzo Vassili Sbogar, e poi vediamo per la vittoria il francese Laubert, che supera il compagno Le Breton, quindi Giles Scott viene praticamente graziato dal compagno di squadra, che va a togliere la vittoria a Le Breton, quindi il Pro Via viene vinto da Giles Scott nonostante l'ultimo nella